Questo che sto per esporre è il momento, il tratto, direi, in assoluto più poetico. Poiché la situazione molto poetica è obbligatoria in questo tipo di trattazione. Comincerò col dire che Roberta, che era una femminuccia casta, pura e maggiorenne, stava piangendo accoccolata alla soglia della celeberrima latteria di Bazar Bigogi. Proseguirò sostenendo che a Marcello piacevano di più gli gnocchi al sugo che alla parmigiana. Concluderò invocando i grandi spiriti del passato. Mento. Concluderò dicendo che la latteria era a quell'ora stranamente chiusa. Ho mentito ancora. Penso che ciò sia dovuto alla inoperosità forzata dell'orologio della torre di fronte. Mi si voglia perdonare. Grazie. Mi si voglia perdonare. Grazie.